Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parliamo di una giornata 1.8.8 molto interessante e molto semplice. Come sapete le 1.8.8 sono vanilla mod ragazzi, quindi sono mod fatte con i command block. Allora, oggi andiamo a fare una mod, una vanilla mod che non avevo ancora fatto, che era la Squid Boss One Command, che la vedete qua a fianco con il nome. Ta-ta! Allora, andiamo a farla. Prima di tutto ci serve un pochino di inventario, perché sarà una boss battle, quindi sarà da divertirsi. Allora, me lo equipaggio subito. Ragazzi, mi metto tutto qui addosso. Armaturina, e non ho messo l'elmo, non si sa per quale arcano motivo. Ok, scarpette, abbiamo tutto. Spadina e mele. Allora, io adesso mi metto subito in dov'è? Non mi ricordo come si fa. Game mode, minuscolo, game mode 1, che poi è 0 perché ci sono già nell'1, perfetto. E andiamo ad attivare il nostro command block. Yeah, fail gigante. Ho sbagliato di un cubo. Ok, intanto me li metto in game mode 0. Ok, si è formata ragazzi. Un pochino storta, un pochino a metà, un pochino qualcosa che non va. Proviamo, vediamo se funziona. 1 Super Squid Command Get Item. Ah, funziona, però è venuta a metà. What? Cioè gli manca del vero e delle cose, però sembra funzionare. You get item. Ok, allora per evocare questo bellissimo boss, diciamo, dovremo fare una bellissima cosa. Mettere questi cosini a 1, 2, 3 e 4. Non così, mannaggia me. Yeah, così, perfetto. E poi metteremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 gli oggetti che ci sono stati dati. Perfetto, ok, mi rimetto di nuovo in game mode 0. Cambio la volte. Allora, adesso sto per evocare il Squid Boss. Eccolo qua, eccolo qua che parte. No, l'ho fatto a fianco ai comandi. Ah, ho fatto una cosa sbagliatissima. Allora, dove sta la spada? Ho perso la spada. Perché non ho più la spada? No, 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 no. Non ho la spada, zitti, zitti, zitti. Mi serve la spada. Sword, era finita, era sparita. Oddio, sta succedendo un casino qua però, eh. Ah, mi ha evocato pure a me qualcosa addosso. Zitti, zitti. Eccolo. Sta incazzato, lo vedete? Allora, come funziona? Ah, questo boss cosa fa? Evoca tutti sti cosi brutti che mi stanno a menare malamente, che dopo un po' spariscono. Evoca tutti i guardian che vedete qui per terra, che ecco ne altri, mannaggia, al fiar. E praticamente evoca pure queste macchie d'acqua in giro. Ogni tanto si arrabbia per riuscire... Che cacchio? Mi ha fatto tipo effetto teletrasporto su me stesso, mi ha portato da un'altra parte. Lo scopo è distruggere quei guardiani che sono lì sopra. Se ci riusciamo ad arrivare, ma non ci arriva, mi sa, perché vedo che mi ritornano le frecce a me. No, 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 ci arrivo, è un bug visivo. Le frecce arrivano là sopra. Ho visto che si è preso del danno. Fiar, fiar, brutti animalacci. Tu hai rotto. Tu hai rotto, te lo dico, eh. Ah, fiar della fava. Via, via, via. Porca zuzza. Eppure, mi sembra giusto. Non te frego io. Aia. Sfruttiamo la cosa al nostro vantaggio. Ma lo sei barbone proprio dentro, eh. 1 2 3. Perché io sono figo e ti sto attaccando da qua sopra. Ho trovato l'escamotage direttamente da sopra il coso dei comandi. Aia. Chi è che mi è arrivato qua sopra? Oh. Ah, i fiar. Maledetti. Mi hanno fatto scendere. Ok, devo battere quei cosi là sopra assolutamente. Ho pure attraverso l'acqua l'ho preso. Che stile. No, me la doro, me la doro, me la doro, me la doro. Perché sta nei guardian più fiar. E mi tira l'acqua. Maledetto Squid Boss. Tanto morirai. No, dove? Dove sono? Dove sta? Là dietro. Lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Oh, l'ho ucciso da così, da dietro all'acqua quello. Spam. Evil Squid Boss left the game. Ha pure leftato il gioco. Allora, per pulire la zona da tutti questi mob con il drop del boss possiamo farlo, perché ci droppa questo bellissimo Earth of Squid. Guardate cosa fa se lo droppo. Tiro l'attacca d'aria del boss. Che è questa spugna? Oh, pure il spugno ci ha dato, guardate, eh. Uè! E possiamo ammazzare tutti i maledetti rimasti. Oh, pialo. Ok, allora ha messo il creatore, diciamo, un limite a questo oggetto per la raccolta, perché sennò potrebbe essere spammato. E invece ha messo un limite di utilizzo tra un secondo e l'altro. Più o meno ci vogliono 3-4 secondi per recuperarlo, vedete? Io lanciandolo fa questo effetto. Adesso lo faccio vedere dall'alto.
In pratica tiriamo l'effetto che tirava il boss prima, quando è morto. Avete visto che l'attacco ad aria fatto di Guardian uguale? Lanciamo. La cosa interessante è che questo può essere usato anche con un dispenser e magari lanciandolo per terra. Quando viene rilasciato per terra fa l'effetto, anche se non lo facciamo noi. Un'altra cosa molto interessante è che questo oggetto non può essere distrutto normalmente. Quindi se io vado per esempio a fare Game Mode 1 e a prendermi un Flint and Steel per dargli fuoco, non potrà essere bruciato, ragazzi, non scomparirà. Voi lo vedrete invisibile, ma lui ritornerà nell'inventario appena ci avvicinate. Guardate. Ta-da! Quindi fantastico, ragazzi. Ci dà anche un reward, niente male, effettivamente, per distruggere tutti i mostri che abbiamo intorno. Un attacco ad area, sbam. Va bene, ragazzi, questa era la Squid Boss Battle. Spero vi sia piaciuta, ragazzi. È una vanilla mod 1.8.8 fatta da Isha Minecraft. Spero vi piaccia e lasciate hashtag utile, hashtag inutile qua sotto se vi è piaciuta. E ricordate, mettete tanti like, voglio vedere tanti pollici. E in più, per darci una mano, condividete il video, ragazzi. E più lo condividete e più veniamo conosciuti. Va bene, dai, ci vediamo alla prossima puntata delle mod. Ciao!